Aveva compiuto 80 anni lo scorso settembre il pastore George Oliver Wood, ex sovrintendente generale delle chiese cristiane evangeliche Assemblee di Dio negli Stati Uniti. Nacque in una famiglia di missionari che svolsero la loro attività spirituale in Cina fino al 1949, anno del rientro negli Stati Uniti per curare varie comunità evangeliche. Ricoprì ruoli di responsabilità nel direttivo delle Assemblee di Dio negli Stati Uniti per 24 anni, prima come segretario generale e dal 2007 al 2017 come sovrintendente generale. Il suo mandato è stato il quarto più longevo dei 13 sovrintendenti generali delle Assemblee di Dio statunitensi. Nel 2008 George Wood ha assunto la carica di presidente della World Assemblies of God Fellowship, il più grande organismo pentecostale del mondo. Visitò in diverse occasioni le comunità in Italia partecipando ad incontri e raduni nazionali, ispirando e incoraggiando credenti e servitori di Dio al servizio cristiano da svolgere nella fedeltà alla parola di Dio. I've come to Italy to encourage you. Io sono venuto qui in Italia per incoraggiarvi, fratelli. I recognize that many of you are serving in places that are so very difficult. Fratelli, riconosco che molti di mezzo a noi servono il Signore in posti molto difficili. And the enemy will discourage you. E il nemico ti vuole scoraggiare. And awfully difficult things will happen along the way. E lungo il tragitto della tua vita di servizio cristiano ci saranno difficoltà. And you may even be tempted at times to feel as though God has abandoned you. E forse anche tu ti troverai a volte a pensare che Dio ti ha abbandonato. But his word is true. Ma la sua parola è verità. I will never leave you nor forsake you. Io non ti lascio e non ti abbandono. I am with you always, even to the end of the age. Io sono con te fino alla fine dei tempi. And we are able then to look at the whole. E noi così possiamo vedere l'opera nella sua globalità del Signore. And when suffering hits us. E quando l'afflizione ci colpisce. Instead of reacting immediately with despair. Invece di reagire subito con la disperazione. We can say, God, you're going to use this somehow. Possiamo dire, Signore, tu in qualche modo ti userai di questa afflizione. There is something that will emerge. From this that will bring you honor and glory. Signore, tu ti userai di questa afflizione perché da questa afflizione verrà un frutto che produrrà alla fine speranza. In un recente numero del nostro notiziario ci eravamo occupati della salute del pastore Wood, che aveva iniziato una serie di chemioterapie per contrastare il male che lo aveva colpito. Nonostante la sofferenza della malattia, Wood è rimasto sereno, ribadendo in una recentissima intervista pubblicata su AG News quanto sentisse presente la pace del Signore nonostante la debolezza fisica. Quanti credenti sparsi nel mondo hanno beneficiato del suo esempio di servizio e di fede matura esprimono vicinanza fraterna alla famiglia e al comitato esecutivo delle Assemblee di Dio negli Stati Uniti.